penso alle antiche leggende del caos primigenio, al cui centro brancica goffamente, cieco e idiota, il dio Azathoth, signore di tutte le cose, circondato dalla sua inetta schiera di danzatori ottusi e amorfi e cullato dal sottile e monotono lamento d'un flauto demoniaco stretto da mani mostruose, tratto dall'abitatore del buio. Ben ritrovati, miei blasfemi amici, a un nuovo episodio del ciclo di Cthulhu spiegato. Nel variegato universo di mostruosità cosmiche concepito dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft, ce n'è una che per potere e spaventosa insensatezza supera tutte le altre. Stiamo parlando ovviamente di Azathoth, il dio cieco e idiota che gorgoglia e bestemmia al centro dell'universo. La sua potenza è tale che tutte le creature dei miti lo temono, e il suo nome segreto, non citato nemmeno dal Necronomicon, incarna un potere magico spaventoso, tanto che Azathoth non viene praticamente mai evocato, nemmeno dai cultisti più scellerati. I suoi soli cultisti sulla Terra sono gli Gnofkes e certi folli isolati. Se qualcuno ha la brillante idea di materializzarlo sulla Terra, egli devasta qualsiasi cosa, e si lascia alle spalle alberi bruciati, rocce infrante e pozzanghere di acqua alcalina, siccome non presta grande attenzione né ai suoi fedeli né all'ambiente circostante. Lo studioso di Lovecraft Robert Price afferma che probabilmente il nome Azathoth deriva da quello della città della Bibbia Anathoth e da Azazel, un demone menzionato negli antichi testi ebraici. Altre ispirazioni potrebbero essere il dio egizio della saggezza Thoth e il termine alchemico Azoth. Nell'opera di Lord Dunsany, The Gods of Pegana, è presente Mana Yod Sushai, un dio supremo che dorme vegliato dalle altre divinità poiché al suo risveglio distruggerebbe tutto l'universo, il che ricorda molto da vicino proprio Azathoth. Il caos primigenio viene considerato l'origine dell'universo, l'equivalente del Big Bang, nonché l'incarnazione della forza nucleare. In un'epoca remotissima il suo intelletto era formidabile, quanto il suo potere. A un certo punto, tuttavia, forse in seguito a una guerra intergalattica, la sua intelligenza andò in fumo, lasciandolo praticamente lobotomizzato a capo della schiera degli dei esterni a cui aveva dato vita. Il dio cieco e idiota che gorgoglia e bestemmia al centro dell'universo ha normalmente l'aspetto di una massa caotica e informe in continua mutazione, anche se può assumere tratti più definiti quando viene evocato in un luogo preciso. Se evocato sulla Terra, tende a crescere in maniera infinita, spesso giunge accompagnato da almeno un servitore esterno. Egli ha generato principalmente per fissione alcuni dei più grandi dei esterni, come Nyarlathotep, la nebbia senza nome, Darkness, e tra i suoi nipoti ci sono Yog-Sothoth e Shub-Niggurath. Il demone sultano risiede al centro dell'universo in una dimensione separata da quella ordinaria, che viene definita la corte di Azathoth, un luogo dove le leggi del tempo e della fisica cessano di avere senso. Lì Azathoth giace in una sorta di incoscienza indotta dall'incessante monotona sinfonia emessa da una congrega di blasfemi flautisti che ballano senza sosta seguendo un senso a noi ignoto. Il continuo danzare del mostro produce un'energia che tiene insieme l'universo, anzi, si dice che l'universo stesso, noi compresi, sia il frutto di un sogno dell'immensa creatura. E se essa si svegliasse, probabilmente l'universo cesserebbe di esistere. Attorno al ribollente caos nucleare ci sono una serie di entità che traggono dalla divinità il potere di avverare i propri desideri. Il primo servitore di Azathoth è Nyarlathotep, un essere intelligentissimo in grado di materializzarsi ovunque, in ogni tempo e con mille maschere differenti. Egli esegue i desideri degli dei esterni, ma segue una propria agenda personale nel farlo, sicuramente volta a diffondere caos e follia nell'universo che lui odia. Anzi, probabilmente Nyarlathotep agisce segretamente proprio per svegliare Azathoth e far crollare su se stessa la realtà in cui viviamo. Ma alla corte del demone sultano vi sono anche gli dei esterni minori, Ultimate Gods, nella ricerca onirica dello sconosciuto Kadath, o Lesser Outer Gods,
nel gioco di ruolo Il Richiamo di Cthulhu, che svolgono la funzione di custodi degli dei esterni principali. Azathoth viene chiamato il caos nucleare, anche se questo andrebbe preso più nel senso di caos al centro dell'universo, piuttosto che come forza atomica. Tuttavia, nel De Vermis Mysteris c'è una formula per evocarlo che prevede l'uso di materiale fissile. Azathoth viene menzionato per la prima volta in una nota di Lovecraft del 1919, che riportava tra l'altro Azathoth nome orribile. Nel racconto Alla ricerca del misterioso Kadath del 1927 viene menzionato Azathoth dimostrando che esiste sia nel ciclo di Cthulhu che nel ciclo dei sogni. Nei Sogni della Casa Stregata, pubblicato nel 1933, Nyarlathotep, nella forma di uomo nero, giunge portando con sé il libro di Azathoth. In Colui che sussurrava nelle tenebre del 1930, Albert Wilmerth sente menzionare il nome di Azathoth e reagisce con terrore. In La cosa sulla soglia del 1933, Edward Pickman Derby scrive una raccolta intitolata Azathoth e altri orrori. In L'abitatore del buio del 1935 si parla del caos definitivo dentro cui risiede il dio cieco e idiota. In Il guardiano della soglia di August Derleth e Lovecraft, pubblicato nel 1945, postumo, viene indicato come un leader del caos cosmico di cui è previsto il ritorno. Gli insetti da Shanghai, nel racconto omonimo di Ramsey Campbell del 1964, sono devoti e adoratori di Azathoth. Nel 1995 la casa editrice Chaosium ha pubblicato una raccolta di racconti di vari scrittori dedicati proprio ad Azathoth ed intitolata appunto Il ciclo di Azathoth. Nella cultura popolare. Altri scrittori che fanno uso di Azathoth sono Gary Myers in The Snout in the Alcove, Thomas Ligotti in The Sect of the Idiot, Nick Mamatas nel romanzo Move Underground e Bruce Sterling, che in The Unthinkable cita una ipotetica bomba Azathoth. Nel videogioco World of Warcraft il mondo più popolare si chiama Azeroth e gli dei antichi ricordano gli dei esterni. Compare nel videogioco Persona 2 Eternal Punishment e viene citato in Nightmare on Azathoth. Nell'universo espanso di Doctor Who, Azathoth è il più debole dei grandi antichi, che per sopravvivere alla propria crescita ha finito per separarsi in varie entità. In una avventura, Sherlock Holmes e il dottore affrontano una creatura viscida che si fa chiamare Azathoth, fuggita dal pianeta Rilè, che in pratica si era assegnata tale nome per farsi una reputazione. Viene citato in tutti i giochi di ispirazione lovecraftiana. Il manuale GDR Alba di Cthulhu ha una campagna aggiuntiva intitolata La furia di Azathoth. Ed è inoltre l'ispirazione per varie band death metal. E ora concludiamo con tutte le interpretazioni diverse da quelle canoniche che possono essere utilizzate per riutilizzare Azathoth nelle avventure GDR. Ce le offre il manuale sulle tracce di Cthulhu. Azathoth è un intelletto parziale che si sviluppa nelle indicibili pressioni di un buco nero superconcentrato nella costellazione del Sagittario, e il suono dei flauti è prodotto dal raggio di Schwarzschild. Il tentativo di evocarlo ha condotto alla distruzione di Tunguska nel 1908. Azathoth è l'incarnazione del male assoluto e primigenio, e il libro di Azathoth contiene le inclinazioni dei cultisti a torturare ed essere torturati nella più completa indifferenza. Azathoth è il prodotto di una matematica superiore che regola il funzionamento del cosmo. Semplice e incredibilmente avanzato allo stesso tempo, brama di porre fine a ogni cosa nell'universo. Azathoth è imprigionato nel tempo nell'attimo precedente alla creazione, come punizione per aver tentato la rivolta contro gli dei antichi. Azathoth non esiste, ma è stato creato in maniera fittizia da Nyarlathotep per giustificare il proprio ruolo. Tale inganno avrebbe funzionato tanto bene da spingerlo a esistere come conseguenza delle credenze su di lui diffuse in tutto il cosmo. Ma siamo giunti alla fine di questo video. Se sei un vero fedele degli antichi culti, aiutami a far conoscere il canale e lasciami un commento. Sarò lieto di rispondere.
iscriviti al canale e clicca sull'iconcina a forma di campanella per ricevere notifiche su eventuali risvegli degli antichi. Ti lascio anche i suggerimenti per gli acquisti su Amazon per aiutarmi a sostenere questa rubrica. Se vuoi farmi una piccola donazione PayPal, sappi solo che non me la prendo. Noi ci vediamo al prossimo blasfemo video.